Signori, bende mie, benvenuti in questo nuovo episodio di Sons of the Minchia Forest. Signori, intanto, come vedete, sono qua nella mia casetta e l'era glaciale è arrivata da noi. Madonna inculata. Perché dico questo? Perché ogni volta che viene l'era glaciale, mi si congela il lago e io bevo il piscio di Kelvin e anche di Virginia. Di Virginia, perché? Perché uno di voi nei commenti, il nostro carissimo Giancarlo, che tra l'altro ci tengo anche a salutare mentre che ci sono, mi ha detto che in effetti Virginia è quella a tre gambe, a tre minchie, a quattro tette, a cinque chiappe. Perché in effetti è vero, se io vado a vedere la tessera, porca puttana, ma è lei, Virginia Pafton. Ma quindi se Barbie, io gli ho ucciso la madre e il padre, quindi lo scopo del gioco penso sia anche capire... No, porco, te la sto buttando tutti i bengala. Guardate le mie scorte come sono finite. Perché? Perché in questo episodio c'è una sorpresa tattica. Queste sono le ultime due bevande, raga. Bevo questa, quell'altra e non so più cosa bere quest'inverno. Virginia e lei. Ma se Barbara ed Edward l'abbiamo uccisi, Virginia ce l'abbiamo con noi. Che cazzo stiamo facendo qua? Questa è la domanda da $1 milione. Comunque, come vedete, a casa mia c'è qualcosa di diverso, ovvero che manca la protezione qua e mezzo muro è crollato. Sì, perché questa qui non è più la mia base. E voi vi chiederete, ma sai, allora dove minchia dormi tu la notte? Guardate, in vostra assenza, ve l'avevo detto, mi sarei dedicato alle costruzioni. Ed ecco qua la mia nuova base. Tact! Abbiamo questa casetta dispersa nel bosco dove al piano di sotto abbiamo le nostre scorte di cibo, di esplosivi, varie cose qua, una sedia fatta con i resti dei bastardi senza anima, abbiamo il cancelletto, Kelvin! Allora, quindi abbiamo tutto qua, abbiamo scorte di varie cose, qua ci metto le pietre, le cose. Mi servono le pietre un casino, ma con la neve non si vedono. L'unico modo che ho di recuperarle è dirle ad Artemio a raccogliere le pietre. Qua abbiamo il lettino, scorte di legnetti e un bel terrazzino per guardare i nemici con grande audacia. Una volta usciti fuori stavo facendo qua un piccolo capannino per bruciare i bastardi, così li brucio e qua deposito le ossa, molto tattico raga, e in più queste protezioni che mi sono venute in mente con un colpo di genio, e ho cercato di creare queste protezioni, non so ancora se funzionano, però la cosa importante è mettere le pietre intorno ai bastoncini, per esempio questa qui è completa, mentre queste altre ancora no. Però vedete come intorno a casa nostra abbiamo tutte queste protezioni bellissime. Onestamente a me sta casa mi piace un sacco, raga, 100.000 volte meglio di questa. Qua abbiamo sempre il laghetto, quindi i vantaggi sono sempre quelli. Qua devo ancora metterci i bastoncini, però per adesso siamo appunto con la cosa che inverno è un po' una rottura di coglioni fare sta roba. Signore, aspetta che vi sto congelando malissimo. Detto questo, io direi per oggi di andare in esplorazione al solito, perché dobbiamo cercare di scoprire di più. Abbiamo il bunker dove abbiamo preso la motosega, se non sbaglio, quello lì, quindi vicino qua a casa nostra, c'era un'altra porta a cui non potevamo accedere per via della tessera mancante. E non andava bene né la tessera, questa qui per i visitatori, e nemmeno quella per i manutentori. Evidentemente serve la tessera dei VIP. Con la tessera di Virginia dovremmo poter fare tutto. Eccola qua, la nostra Virginia. Oddio, mi hai preso. Oddio! È volato il coniglio. Ha posato un coniglio e è volato. Cosa minchia ho visto? Ah, eccolo qua. Attenzione. Conigli fantasma, ecco dove trovarli. No, il mio avamposto piace un sacco. Spettacolare, spettacolare. Allora, qua abbiamo piantato delle piante, ma d'inverno non cresce un cazzo. È tutto abbastanza cupo qua d'inverno. Dobbiamo fare un'operazione. Dove cazzo è il buon Giorgio di come cazzo è? Geraldo. Dove cazzo è? Geraldo! Geraldo! Eccolo qua. Allora, Geraldo, io ti dico di recuperare i bastoni e riempi contenitore. Là sopra ci sono tre contenitori. Adesso lui recupererà i bastoncini e mi andrà a riempire i contenitori. Con un po' di culo dovremmo ritornare belli fullati. La porta la lascio aperta, così almeno
Non si paga male in nostra assenza. Allora, eccolo qua. Questa dovrebbe essere l'entrata in teoria. Tra l'altro non vedo l'ora di entrare lì per fare scorte di medicinali e di cose perché non vi dico, gli indigeni mi hanno attaccato. D'inverno io non sono andato in esplorazione, quindi ho usato le risorse che già avevo. La caverna è questa. Sì, la caverna è questa. Godo. Intanto qua possiamo fare il classico rifornimento perché spawnano qua i nastri, le batterie. Siamo full di batterie? Ma si può ricaricare sto coso? O se io lo scarico sto coso? Posso ricaricare solo la torcia? Vabbè, ma la ricarico dal momento che siamo full. Filo, resina. Possiamo farci un salvataggio tattico. Mamma mia, siamo messi bene comunque di molte cose. Qua non c'è nulla. Un abito. Una tuta. Attenzione, ma questa non lo so se l'avevo presa, raga. Bello che queste cose qui le possiamo dare sia a cosa a Virginia. Infatti, gli ho cambiato il vestito io a Virginia. E sia a Bosualdo. Ok, qua dove abbiamo noi preso. Ma in tra l'altro, qua c'è un casino da raccogliere. Aspetta, aspetta, perché qua mi ricordo che era pieno di bottiglie. Monete, cose che adesso a noi ci servono anche perché molte cose le abbiamo posate. Facciamo i miliardi. Che comunque è incredibile pensare che su questo gioco abbiamo più soldi che foglie. E questa qui era la porta dove adesso con la sala VIP. Attenzione. Ah, però abbiamo usato la tessera dei visitatori. Scusa, ma io qua l'ho raccolta quella dei visitatori e non mi ci faceva entrare. Forse si doveva uscire e rientrare dalla caverna o ricaricare il gioco. Perché una tessera dei visitatori questa qui? Ah, che cazzo, spegni la torcia, non si vede un cazzo. Madonna. Questa cos'è? Testamento di Edward. Oh. L'unica persona cerchiata è Virginia. Non so che cazzo c'è scritto per il resto. Pallettone. Per il resto sembra che non ci sia niente di interessante almeno. Niente di interessante, a parte questo documento che magari poteva. Sicuramente ci sarà scritto qualcosa di interessante che noi non sapremo mai. Qua nei dintorni controlliamo bene, ecco perché c'erano delle medicine, me lo ricordavo che non ne ho medicine. Qua ci dovrebbe essere qualcun'altra, forse qualcun'altra ancora qui. No. Vabbè, ce ne possiamo andare. Crea tutto! Ne avevamo 6, ne abbiamo fatti altri 10, siamo a 16, non so quant'è il limite. Però dico io, non c'è un modo per crearsi una faretra, per contenere più frecce, roba così. Perché su The Forest 1 c'erano quasi più cose? Ok, 20 è il massimo, una l'abbiamo buttata infatti. Qua siamo full di tutto. Va bene, possiamo andarcene. Però. Ma guarda chi è questo del computer ora che ci faccio caso. Si chiama Jimayu Zhang ed è la persona che ci ha dato un pugno negli occhi quando siamo. Appena siamo atterrati sull'isola. È nella sicurezza. È uno della sicurezza. Forse la sicurezza dei Pafton. Va bene, noi qua abbiamo finito, ce ne possiamo andare. Che se non prende, io non vedo un cazzo. Ah, sta cazzo di neve, raga. Non avete idea quanto sui coglioni. Allora. Io partirei per un lungo, lungo viaggio verso. Allora, quel ping ci siamo stati. Noi andiamo a questo ping. Anche se ho la sensazione che si parla dello stesso medesimo ping che già sappiamo. Ovvero quello della spiaggia dove c'è la pistola. Quindi andiamo verso di questo e tiriamo magari più avanti ancora. Verso questo. Ma se posso bere qua? Oddio, godo, godo questo ruscello che non è congelato. Sì, noi tra l'altro non abbiamo nessun tipo di corazza, no? Minchia, non abbiamo ne abbiamo un'armatura inquietante che ci mettiamo. Mettiamoci pure un pezzo in pelle. Quanto ne abbiamo di questo? 10. Però abbiamo il full armor, eh? Abbiamo il full armor dell'armatura tecnica. E questo è un bene. Appena riconosco la usiamo. Ah, che cazzo fai, eh? Porca di quella puttana. No, sono morto. Sono morto. Ma che cazzo? Oddio, mi appendono come appendono gli altri. Mamma mia, sono nella merda per ora. Madonna puttana. Sono sotto la mappa.
Un uomo, prendi lo zaino! Oddio, ce la faccio? Ti prego, lasciami stare! Fermi, fermi, vi lasero tutti, vi lasero, se non rompete i coglioni. Vai via! Vai via, buon uomo! Prenditi le tue medicine! Ok, ricarica, ricarica. Ma è morto? Oddio, ma quanto è forte la balestra se l'ho ucciso? Oddio, l'ho ucciso veramente. Però non posso recuperare il dardo. Almeno così sembra. Chiamila dei coglioni! Chiamila di merda. Perdonami, un attimo. Procediamo subito. Ma va, ma veramente? Sia lontani! Ah, posso recuperarlo il dardo. Ma vaffanculo, allora perché qui no? Scusa, questo qui, io come l'ho freddato? Meno che l'ho oltrepassato, potrebbe anche essere. Buon uomo, buon uomo. Troviamo un accordo, troviamo. Ma non ho più frecce. Troviamo un accordo. Oddio. No, no, raga. Fammi fare qua un piccolo falò, ci facciamo armatura d'ossa. Vai, vai. Ah, crea tutto. Oh cazzo. Madonna puttana. Cambia arma. Guarda come si paga. Porca di quella puttana lui. Ladra di cazzi. Mamma mia, raga. Madonna. Accendi il fuoco per cortesia. Non ho neanche il tempo per fare due robe. Brucia, vaffanculo. Mica mira di... No, no, cazzo fai... E niente, niente. Qual è il tuo hobby preferito? Ma mangiare polsi. Questa è tre volte in questa serie che mi mangio un polso. Si è buggato tutto. Madonna mia. Guarda, raga, mi si è buggato tutto e questo mi uccide. Dai, raga, sono morto probabilmente. No, vabbè, raga, però non ha senso. Mi si bugga così nel falò. Cioè, ma che due coglioni. Faccio restart cos'è? Da capo oppure no? Sì, un paio di cazzi. Mamma mia, mi sono rifatto tutto. Di nuovo l'esplosione della caverna. Cioè del bunker, abbiamo rifatto tutto quello che avevamo fatto, forse anche meglio fatto perché non ho fatto la fiaschetta, ma piuttosto ho fatto l'armatura tecnica che siamo full, potremmo equipaggiarla. Ho sprecato della pelle animale per farmi, come vedete, ho quattro parti di armatura in pelle e una di armatura inquietante. E adesso sto dirigendo verso il benedetto ping. Porca puttana, sta neve, la odio perché... Devi camminare con questa torcia per non congelare. Di conseguenza la torcia allo stesso tempo è un'arma di merda. Riandiamo lì. Come vedete, la cosa che non sopporto è morire ingiustamente. Perché se io muoio perché il gioco mi bugga lì, mi rompe i coglioni. Ecco, vedete, lì più avanti ancora abbiamo un altro ping. Non so se ci siamo stati lì, ma penso di sì, perché siamo troppo vicino più o meno nelle zone di casa nostra, quindi penso di... Però io voglio andare magari verso... magari, non lo so, a est. Porco di quel cane! Cazzo fai adesso che prendi fuoco, eh? Ti metti lì, nella neve. Bastardo di merda. Cioè, non vedo un cazzo. Comunque è strapieno di indigeni ultimamente, eh? Io ne approfitterei se li vedessi. Mi creo un piccolo fuoco e mi fullo di armatura d'ossa. Questo è quello che vorrei fare. E qua mi sa che siamo sempre nella classica ping della torcia. Quello della montagna, esatto. Allora, adesso io... Quel ping lì... Quel ping lì penso che ci siamo già stati perché è vicino a casa nostra. Ma potrei farci un salto così, giusto per... Ma... 90% ci siamo già stati. Attenzione, Gesualda!
Oddio, minchia fail della vita. No, vabbè. Ma veramente? Raga? No, vabbè, ma lancia più alto di quello che deve. Guarda come ho buttato un mare di frecce. Madonna puttana. Ok. Fatto uno. Porca di quella puttana. Vai, 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 che sei qua. Ci va di culo. Ecco, vedi che qua ci sono tipo le corde. Qua. Oh, qualcuno è stata one shottata, mi sa. Con te ne approfitterei per prendermi una parte di armatura inquietante che mi hanno appena tolto. Riuscirò a fare un falò senza buggarmi di nuovo? Questa scena l'ho già vista, raga. Guarda, guarda. Guarda, 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 guarda. Mi hanno tolto tutta l'armatura perché mi attaccano mentre faccio il falò. Guarda. Cioè, capisci? Capisci che vita di merda? 100 euro che muoio mentre mi prendo le pillole. Comunque l'armatura in pelle fa cagare, eh. Proprio buttata lì. Devo soltanto riuscire. Se ce la faccio. Se non mi uccidono prima, dovrei riuscire a farmi un'armatura indossa. Vediamo se riesco. Allora, nastro, corda. Tanto le corde ce l'abbiamo, i nastri un pochino rimpiangono. Ok raga, abbiamo finito le corde, ci sono rimasti 9 nastri che non sono manco male e possiamo farci il full kit. Ah, full armor, finalmente. Qua riprendiamo delle torce che c'erano. 1, 2, 3. Corde, scusa. 3 corde, bene o male, ce le recuperiamo. Qui non c'è più niente. Stoffa qua ne abbiamo presa. Bene, ce ne andiamo. Quindi una breve sosta nel campo degli indigeni ci permette di fullarci. Ok, ora che siamo comunque full armor, mi sento molto più protetto. Comunque è chiaro che con le ossa ci fa il... Diciamo che l'armatura quella più meno forte di quella tecnica penso sia quella d'ossa. Aspettate, aspettate. Ah no, ok, già scavato. Quindi noi qua ci siamo stati. Vabbè, ci diamo una controllatina rapida adesso. Però prima di farci questa controllatina rapida facciamo un mini accampamento qua, sia per salvare e sia per ricordarci che noi qui ci siamo stati. Dove c'è l'accampamento ci siamo già stati. Spero che, ti giuro, la prossima volta che dormo spero che non sia più innevato, raga. Mamma mia quanto mi sta sui coglioni la neve. Sì, vabbè, qui è dove c'è il silenziatore. Ma ne approfitto per fare una breve scorta. Oh, ho ripreso. Ah no, qui non è dove c'è il silenziatore. Sono semplicemente due posti molto simili. Però su uno c'era il silenziatore, sull'altro il mirino laser. E noi adesso, oddio. Ma guarda di sti bimbi sudati. Noi già abbiamo la pistola col silenziatore. Il binario, ci manca solo la torcia. Ci metto pure il laser. Mamma mia. E cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Mi chiedono. Quindi noi qui ci siamo arrivati. Aspetta, vi sparo un altro salvataggio giusto perché abbiamo preso il laser. Ok. Quindi adesso ci dirigiamo verso quest'altro segnale. Più a nord. Non dovrebbe mancare molto alla fine dell'inverno per il semplice fatto che sono stato circa 6 giorni almeno. 5 o 6 giorni a costruire. E quindi di conseguenza, se non sbaglio, dura tipo una settimana. L'ultima volta mi pare che era durato una settimana l'inverno. Quindi spero che in teoria, forse tra una notte, appena dormiamo una prossima volta, dovremmo svegliarci con con le belle foglie che cadono dagli alberi. Oh, un telo abbiamo recuperato. Ma qua è dove c'erano i bastardi. Qua ci sono gli orologi, quindi esatto. Ma perché Kevin sta venendo qua, Kelvin, insieme a Virginia? Ma che due coglioni. Se riuscissi a ritrovare il fucile a pompa, raga, farei una roba fantastica. Ovvero, togliere la pistola a Virginia e dargli il fucile a pompa. Però prima di farlo, per non fare l'errore dell'ultima volta, gli togliamo gli accessori. E poi ci riprendiamo il Oddio!
Virginia. Virginia, ma lei mi porta un coniglio così, su due piedi. Difendimi, Virginia, difendimi. Virginia! Oddio, cazzo, è Matrix. Ehi. Oh. Vai via. Vai via di qui. Guarda come cazzo schivo. Un quale... Buon uomo. Perdonami. Buon uomo. Lasci stare la mia Virginia. Ah, che cazzo piangi? Vai via. Mamma mia, Virginia, lei con la pistola. Confermato. Mamma mia, Virginia, lei è tutto un pezzo. Vieni qua, dove cazzo scappa? Virginia. Virginia, non si emozioni, non si emozioni. No, non si inchini per favore così che io non voglio fare niente. Vediamo quest'altro abito come ci sta. In tutina, che dici? Vogliamo la tutina oppure... No, ma lei mi deve stare scollatissima. Vabbè, facciamo una cosa, solo perché è inverno, metto la tutina. Cosa? Oddio, meno male che mi hai avvisato. Che è Virginia, quanto sei OP. Tempi, però mi ha tolto tre parti d'armatura. Vabbè. Che come vi dicevo mille episodi fa, lei non ha munizioni, capisci? Quindi non ha... Cioè, voi gli date il pompa, ve lo riprendete piuttosto e lei sparerà col pompa per difendervi con munizioni infinite. Quindi secondo me Virginia, per come la vedo io, è la cosa più OP. Dove cazzo sono? Lei così mi guarda? Senza pensarci due volte. Raga, ma è possibile che siamo in un punto dove non siamo mai stati? Forse, ma non penso. No, perché non c'erano quei veicoli posteggiati fuori. Perché pensavo la caverna dove abbiamo ucciso Barbara e cosa. No, mi sa di no. Questa è una... No, raga, vuoi vedere che sono sull'unica che... Se non sbaglio, ce n'era una ancora e non l'abbiamo controllata. Se vi ricordate, c'era una scala che... Porco Dio. C'era una scala che saliva e una che scendeva. E non potevo andare da nessuna parte, ci voleva la tessera. Io mi ricordo una caverna così, non l'abbiamo mai più ripresa. Che non è questa, però. Questa qui è la caverna dove abbiamo trovato la balestra. E... sì, non è questa. Però facciamo ora la stessa operazione, gli mettiamo il rifugio davanti, così ci rendiamo conto che... Ci siamo già stati. Nel frattempo sta calando la notte. E noi dobbiamo anche sbrigarci o raggiungere. Oh. Fermi tutti. Allora, davanti a noi. Ma forse io sto sbagliando tutto. Sì, perché davanti a noi è un paio di cazzi. Guarda, ma tu guarda quanto sono coglione, raga. Io sono uscito dalla caverna dal lato opposto, no? Quindi mirando la direzione da cui siamo venuti. E ti stavo già per dire, davanti a noi abbiamo un ping con un rifugio. Magari era quello giusto dove abbiamo fatto il rifugio. Cioè, avevo appena finito di dire, mettiamo i rifugi davanti ai ping, così sappiamo dove siamo andati e dove non c'è più niente da fare. Invece niente. Proprio quando la mia coglionaggine supera anche l'ingegno. Sì, cosa sto minchia di GPS? Minchia, avevo appena finito di dire, sembra tranquilla, io mi devo starmi zitto. Mettiamo pure un piccolo falò. Sono qui, sono qui, sono morto. Sono morto. Dove sei, demone? Prendi la torcia. Cazzo sei, demone? Dai, che di notte non mi piace. Di notte non mi piace combattere con voi che non vi vedo. Salva! Si sa mai. Dove cazzo si nascondono? Posso dormire con lui che mi guarda la notte? Eh no, che non posso. E non lo vedo, dove cazzo è? Madonna incastrata! Guardalo! Madonna! Che due coglioni, levati dal caso! Oh, sì, ve l'avevo detto! Ve l'avevo detto, non è più inverno! Godo, godo. Sai come facciamo colazione adesso per vendicarci? Raga, vedete queste gambe, queste braccia, belli. Madonna, mi fai cagare. Madonna mia, ma io ti sparo. Ma che cazzo fai? Minchia, raga, un colpo. Da notare il nostro Kevin con il nostro Gesualdo con... vai, cioè, mamma mia, ma è proprio una vita di merda la mia. Sbaglio, ho visto qualcuno saltare malissimo da qui. Ah, infatti. Un uomo.
Ma lei così mi è morto. Aia. No, no, io mi sono rotto veramente il cazzo. Aspetta, aspetta. Aspetta, mettiamo la gamba. Ma mi si spegne in continuazione. No, raga, mi si è buggato di nuovo. Ah, ma non è possibile sta roba, raga. Ma porco di quel cane. Non fa niente. Niente, questa è la storia della mia vita. Ma che cosa hai fatto ieri? Niente, ho giocato a The Forest. Mi sono buggato nei Falò due volte. Nella prima volta ci sono, anzi qua se muoio ho salvato, ok? Però si sbaglierà prima o poi. Cazzo di pioggia. Non è possibile. Non è possibile una roba del genere, raga. Se non salvi c'hai la rottura di coglioni, ti devi rifare tutto e bestemmi ancora di più. Nel mio caso sì, avevo salvato, però è una rottura di coglioni comunque, perché devi restartare il gioco, devi rifare, i caricamenti non sono dei più veloci. Vuoi ancora scappare tutta la vita? Che cazzo fai? Che è? Gennaro? Che due coglioni. Ah, Dio. Dato che sappiamo che l'indomani pioverà, direi... C'è un altro? O è Kevin? Ah, Kevin da quella direzione, c'è lui nel ping. No, però da qui no! Madonna, ho preso fuoco. Preso fuoco. Madonna, incastrata oggi, bestemmio. Porca di quella puttana lui. Gaialona. Allora, aspetta. Facciamoci l'armatura. Ma il migliore sport degli indigeni è togliere l'armatura slime. Aspetta, ce la rimettiamo. Allora, io tenterei qua il colpo della vita. Allora, adesso noi salviamo. Ci eliminiamo quest'altro. Che ce ne sono altri. In teoria non posso dormire, no? E infatti, perché ce n'è un altro nei dintorni. Uccidiamo l'ultimo nei dintorni, dovremmo dormire. L'indomani sappiamo che diluvia male. Oddio, ma guarda dove... E niente. C'è un altro. Oh, vaffanculo. Vedi questo braccio che ho preso, raga. Vedi questa gamba. Questo sarà il mio cibo, perché loro se lo meritano. No, ce n'è un altro. Madonna, mi sono rotto il cazzo di te, ma proprio tanto. È la stamina. Sento pure freddo. Si sta spegnendo il fuoco. Ti prego, devo alimentarmi il fuoco, abbi pietà. Ok, piano, con calma. Ma tu non fai mai un cazzo, Gesualdo. Si è spento il fuoco, l'avevo appena alimentato. Piano, non mangiarti la gamba, per cortesia. Si spegne! Ma in quale maledizione sono finito, raga? Perdonatemi. Non sto riuscendo a dormire. Vuoi accendere sto fuoco di merda? Niente, è finita. Oddio no, pure tu no. Ma raga, ma che cazzo significa oggi? Oh. A mali estremi. Estremi rimedi! Ma cazzo siete? Mi sono rotto il cazzo. Ma culo. Dammi pure la borsetta. Posso dormire? Oddio! Ragazzi, è Godzilla! Oddio, ma... Si è staccata la testa, ma gli è rimasta la maschera. Questa è nuova. Che cazzo è il mio avamposto? Non trovo più manco la tenda. Oh, dormi. Non posso dormire, perché c'è qualche bastardo ancora nei dintorni. Madonna. Guarda che... Ma no, ma balliamo, tanto c'è qualcuno che si è rotto i coglioni qui, tranquilla, no? Oh, santo Dio, ora diluvia. Vai via da qui, questo posto è indemoniato, ragazzi, c'è il diavolo dietro. Fermi tutti. Affanculo a lui, guarda dov'è il ping. Madonna, incastrata. Aspetta un attimo, quando mi riprendo l'avamposto e lo faccio lì più avanti, non ha senso fare due... avamposti qui vicino che poi mi confondo. Tra l'altro fatelo dire, Giacomo, tu sei la persona più inutile del mondo, perché anche a raccogliere non sei bravo. Sì, ratata la faccia. Ecco, diluvio, niente, proprio
a destino che doveva diluviare. Mamma mia, raga, ti giuro, le bestemmie. L'episodio sarà un po' più lungo, però è bello, raga. Tutte le mie avventure così le vivete con me. Questo episodio si chiamerà Bestemmie, perché veramente è successo di tutto. Allora, adesso prima di procedere, fatemi fare una roba con calma. Madonna mia, i pipistrelli di merda. Non ti spegni qui, giusto? Qui tu sei bravo, giusto fuoco? Allora, volevo mangiarmi il piede di questo e la gamba, giusto per vendetta. Non per altro. Vabbè, mentre che ci sono, vado a cuocere pure questa carne qui. Però giusto per vendetta volevo mangiarmi il piede del bastardo. Nel frattempo bevo un po' d'acqua. Ah, un bel piede, raga. Niente di meglio. Ah, mamma mia, ti frulla pure. Perché si spegne così subito? Io non l'ho capito. Comunque la carne è già cotta. Ma sbaglio, siamo ritornati. Aspetta, ma c'eravamo già stati qui? Mamma mia, tutti sti posti uguali. Eh sì, che c'eravamo già stati. Ma perché siamo di nuovo qua, scusa? Con quale demonio? Quale demonio c'è in questo video oggi, raga? Ma non vedo un cazzo. Ma dove mi sono incastrato? Dietro una porta. Ma do di carne. Ma mangia questa barretta, manca a buttarla. Comunque, raga, no, in questo episodio veramente c'è il demonio dietro questo episodio. Per forza, per forza. Allora, facciamo l'avamposto qua nel ping. Così almeno ci siamo stati. Cioè, ma come posso andare 20.000 volte nello stesso punto? Questo è perché magari qualcosa ora si è tolta la neve. Non ci capisco più un cazzo. Un avamposto. Mi sa che qua c'è il pompa, eh. Se solo Virginia venisse, devo vedere anche se a Virginia può avere la balestra. Sicuramente sì, perché è un'arma dove abbiamo la possibilità di raccoglierla due volte. A meno che qualsiasi cosa possiamo raccogliere due volte. Ah, fuck. Mi sa che l'ho una shottata quella lì, eh. Proprio buttata lì. Ah, ma qui siamo. No, no, è impossibile che siamo lì. No, 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 perché c'era il lago. E in una zona vicino qua ho fatto quella che era la mia casa che volevo fare. Poi alla fine me ne sono pentito. Sto vedendo bene o c'è? Sì, sto vedendo bene. Buongiorno. Ah, ma sei legato. Godo. Godo, godo, godo. Ne approfitto. Mamma mia, ma qua è pieno. Oh, mi sa che ho preso l'altro, che non ci c'entrava niente. Minchia, ho finito le frecce. Si salvi chi può. Ok. Ok. Che bella la pistola silenziata. No, dovevo ricaricare. Questo è un ingiustizia. Ma perché prende? Ma tu guarda qua. Ma tu mi stai sui coglioni oggi. Ma proprio tanto. Quasi sparo te, mi metto con l'indice. E levati dal cazzo. Mamma mia, prendi le frecce, madonna bastarda. Apri questa una borsettina di questa, così magari trovi cose. Tu, mi raccomando, controlla la situazione, vedi tutto quello, vedi, tu, l'importante è che guardi. Guarda quello che si sdraia, ma proprio sei un coglione. Non c'è peggior compagno di avventure di Bosualdo, come cazzo si chiama. Dai che si è buggato male. Oddio, la capanna gli ho rotto. Porca puttana, gli ho smantellato la capanna questa. Bosualdo. Tieni, ti ho ressato. Madonna. E qua, pure pronto consegna. Sta bruciando. Oh, guarda questi qui come sono sistemati bene. Con i materassini. Ma do di teschi. Questo è un peccato. Potevo fare molti. Tipo i cosi, i lampadai. Oddio. Vai a fare il culo. Quanto me ne frega di suo marito. Io piango tutte le armature che ho sprecato. Qua, trovati un altro marito. Vaffanculo. Mamma mia, guarda che il panico. Perché, raga, mi sono fatto full armor e non abbiamo più corde. E stiamo scarseggiando anche per quanto riguarda i nastri, perché ne abbiamo solo 6. Però vorrei aprire questi borsetti. Che di solito qualcosa la possiamo trovare. In questo caso no. Ma mi sa che non possiamo aprirli più. No.
Tra l'altro noi siamo in teoria stanchi, semplicemente siamo fullati di energia tra bevande, barrette, cose che abbiamo preso, siamo carichi, siamo dei drogati, caffeina. Ed ecco qua la pattuglia di turno. Minchia, ma tu e Matrix avete qualcosa in comune, guarda. Non so se te l'hanno mai detto, buon uomo. Anche tu. Forse sono io che ho una mira di merda. Che è la cosa più probabile, grazie per il borsetto. Ma guarda come mi... No, vai a fare il culo, vuoi morire? E due coglioni. Cioè, mi ero appena fatto il full armor, poi spuntano due coglioni qui e ti tolgono il full armor. Sì, qua è dove c'è il pompa, raga. Mi accamperò qua per un po', il tempo che viene Ermelinda. Gli diamo il pompa a lei, quindi devo aspettare Ermelinda che arriva. Ragazzuoli, per questo episodio non saprei onestamente cosa abbiamo fatto. Forse nulla di importante, però ci siamo divertiti. Almeno io, nonostante i mille mila traumi presi. Ma non è che è dall'altra parte la tomba, la butto lì. Guarda che c'ho abbastanza sfiga da scavare dalla parte opposta. Esatto, me lo immaginavo. Perché ormai vi conosco, ragazzi. So sempre che io faccio cose incredibili. Ecco, qua c'è il fucile a pompa. Aspettiamo Ermelinda. Signori, noi per questo episodio ci salutiamo qui. Io sparo un salvataggio. Nel prossimo episodio cercheremo di trovare quel bunker lì con le scale per vedere cosa c'è in quell'altro posto. Belle mie, al prossimo episodio. Ciao, belle mie. Non avete visto niente. Oh, buon uomo. Ciao, belle mie.